Dopo lo statuto comunale arriva anche l'approvazione del nuovo regolamento comunale che è stato approvato anche con i voti della minoranza, tranne un articolo che riguardava, insomma, il portavoce per quanto riguarda la consulta degli stranieri. Sì, oggi questo Consiglio Comunale ha approvato il regolamento del Consiglio Comunale che porta così a compimento un iter che era iniziato con la revisione complessiva dello statuto che poi è stato approvato in aula il 18 aprile ed è entrato in vigore il 7 giugno, quindi a distanza di 20 giorni è arrivato in aula il regolamento del Consiglio Comunale. Anche qui c'è stato un lavoro di forte apertura e di condivisione con la minoranza, ribadendo anche che il regolamento, così come lo statuto, è un atto che appartiene all'intero organo collegiale, all'ente e non ha nessuna maggioranza e minoranza che in questo momento rappresenta l'ente e quindi c'è stata la massima condivisione e apertura per limare quegli aspetti rispetto al testo originario che durante l'esame in commissione avevano trovato diciamo una divergenza tra le parti. Appunto, una riguardava comunque la possibilità di avere un consigliere straniero. Allora, il consigliere aggiunto straniero che poi è diventato una figura del portavoce della consulta degli stranieri, portavoce della consulta degli stranieri che sarà il presidente della consulta, consulta che avrà al suo interno tutte le diverse realtà che esistono sul territorio, quindi inizialmente si era invece optato per un'elezione diretta e poi si è invece passati alla consulta perché forse permette di avere al proprio interno tutte le diverse realtà che ci sono sul territorio. Il presidente sarà quello che è in grado di fare la sintesi tra le diverse esigenze, tra le diverse realtà e riportare questo nell'assise quando il presidente, sentita la conferenza dei capigruppi, riterrà che ci siano in consiglio comunale degli argomenti che riguardino anche l'interesse della vita degli stranieri sul territorio. Sulle petizioni, poi quelle famose, sulla democrazia, insomma, partecipativa, lì è passato, tutto il regolamento che riguarda la possibilità, di portare in consiglio petizioni con almeno 200 firme. C'è stato un emendamento da parte della minoranza che poi è stato votato all'unanimità da parte del Consiglio e riguarda quindi che le istanze e le petizioni abbiano comunque un filtro nell'ufficio di presidenza. L'ufficio di presidenza, una volta valutata l'ammissibilità, rimette le istanze e le petizioni alla commissione consiliare permanente competente per materia e se l'iter si sarà riscontrato sia nell'argomento che nell'iter procedurale la giusta correttezza, poi approderà in consiglio e verrà valutata dall'assise civica.